Abbiamo pensato di utilizzare il parmigiano reggiano come base, diciamo, di sapore, per cui parmigiano reggiano grattugiato, lo facciamo bollire con dell'acqua, portiamo l'acqua a 90 gradi prima che bolla, spegniamo, mettiamo dentro il parmigiano, cos'è, 1,5 litri per 300 grammi di parmigiano, 1,5 litri d'acqua, 90 gradi, una volta che è a temperatura mettiamo dentro il parmigiano e lasciamo, diamo una frustata in maniera che si sciolga rapidamente, dopodiché lo lasciamo riposare. L'acqua rimane, sembra quasi un latte, sembra un po', diciamo, leggero. Questa è tutta la parte che rimane dopo e che si può usare in mille modi, perché si può usare calda come appunto un brodo, si può usare a freddo mettendoci dell'agar agar, per cui se io la stessa base aggiungo circa 5 grammi o 6, giusto, di agar agar, cioè, per cui metto un po' di agar agar, lo faccio bollire, lo lascio raffreddare, ottengo una massa solida. Una volta che è solida, la frullo, ottengo una consistenza simile a una fonduta, simile, ovviamente fatta solo di acqua e del sapore del parmigiano. E poi lo lasciamo riposare. Ovviamente ci vuole un bel po', però la separazione avviene in maniera assolutamente naturale, per cui si precipita la parte, diciamo, più grassa e più corposa, tutta la parte del formaggio, rimane tutta in alto la parte liquida, ok? Che poi è questa qui che abbiamo visto. Abbiamo una varietà di verdure e di profumi molto interessante. Abbiamo messo delle puntarelle, che siamo ormai alla fine, perché mi piacciono le puntarelle solamente per quel motivo lì. Piselli freschi, le rape. Questa è una rapa bianca messa a macerare con del succo di barbabietola, asparagi, poi abbiamo patate, ne abbiamo due, patate viola che sempre cotte con l'acqua e patate normali, poi sedano rapa e poi la rapa bianca e delle cipolline, cavolfiore, carote e sedano. Per cui abbiamo fatto una sorta di, una volta si chiamava un minestrone, no? In maniera molto volgare. Oggi non è più un minestrone, è una minestra di parmigiano con tutti dei profumi freschi. Abbiamo messo le erbe, abbiamo fatto una clorofilla. Questa di che cos'è, Luca? Solo spinaci? Questa è solamente spinaci fatti cuocere sempre in acqua, fatti appassire, poi frullati e rimesso dentro un po' di acqua e otteniamo una clorofilla.